Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Non so se ci riuscirò, però insomma uno cerca di impegnarsi. Che cosa ci... Sono strane cose che appaiono. Comunque, la cosa piccola che appare è una foto del mio libro. Non so perché ci sia qua, però mi fa molto piacere, nel senso... se qualcuno vuole comprare il mio libro, eccolo qui. Potrei fare una foto, no? E tipo compralo su Amazon, no? Cambierò un po' la disposizione di tutto. Scrubby, mi dispiace, ma ti dovrei spostare un'altra volta. Mi dispiace tanto, Scrubby. Ti ho fatto del male, Scrubby, mi dispiace. Ogni tanto ti sposto, porta pazienza, Scrubby caro. Ups, guarda, faccio così e mi scompari. Invece è tanto bello vederti sempre con il tuo pelo che sfida e vince la forza di gravità. Più delle volte. Comunque, benvenuti a questo nuovo video. Stamattina ho provato a fare un video con il Blender, ma è un casino assurdo, no? In realtà è solo un martello, quindi dovrebbe essere facile. In realtà, a un certo punto, la testa del martello mi viene in un modo che non dovrebbe essere, quindi per fortuna che ho salvato tipo ogni 30 secondi e domani devo riprenderlo. Perché volevo metterlo nel video da fare contro l'Ambrenedetto, però mi sa che alla fin fine ripiegherò per una scritta tipo martello, ma ti piglio a martellate, no? Appunto lui prende per il culo le donne italiane, come fa più o meno sempre, rendendosi assolutamente ridicolo e dimostrando di essere 100 volte peggio di noi. Comunque, al di là di quello, sono presa piuttosto bene perché incredibilmente, cioè, finalmente dopo 3 anni sono riuscita, cioè 3 anni, facciamo anche 7, a trovare un operatore dell'agenzia del lavoro che era una persona normale, cioè... anche lui sconvolto per quello che mi era successo, perché poi gli abbiamo raccontato la verità, e anche lui aveva un po' le mani nei capelli. Mi ha detto di non perdermi d'animo, che mi potrebbe aiutare con dei corsi in futuro se non dovessi trovare lavoro. Per ora andrò in giro a cercarmi lavoro per quello che so, e cercherò di mantenermi con quello che so fare. Cioè più o meno niente, cioè perché se avessi avuto successo con YouTube o la piattaforma Viola avrei avuto già milioni di ascolti, invece ma penso che al momento ci sia più o meno nessuno in ascolto, cioè sì c'è una persona ma probabilmente sono pure parenti, quindi così chiamati perché gli fa pena, no? E a me ricevere la pena mi piace tantissimo, proprio una cosa che aiuta il mio orgoglio ed incazzarsi come una pantera, no? E niente, nel frattempo sto imparando il Python, mi sto divertendo con alcuni disegni abbastanza di arte astratta, perché vi li risparmio, perché veramente dovrei vergognarmi, dovrei sapere fare molte più cose, ma non ci riesco, quindi ogni giorno mi dedico il mio pomeriggio a studiare il Python. Lo studio del Blender sta andando a rilento appunto per quello. Per chi non lo sapesse, Blender è un software 3D che ti permette di fare le cose che state vedendo alla... ci ho preso la direzione. Alla mia destra, tipo questo si chiama Scrubby, invece questo è il mio nome, io mi chiamo Alessandra, quindi l'ho disegnato su un materiale che mi interessa molto, qual è la cioccolata. Cuoricini, no? E una volta ero anche più bravina a farlo, adesso ho ricominciato dalle scritte perché insomma non, ho qualche problemino, però spero fra qualche mese di ritornare brava come ero e di riuscire ad andare avanti anche con questa cosa qui. Nel frattempo oggi pomeriggio farò una piccola pausa per studiare il cieco e ho già consegnato il 5% delle traduzioni, ma questo l'avevo già detto. Il signore mi ha dato poi
signore per cui faccio, traduco questo opuscolo, perché poi alla fine non è neanche un libro, è 27 pagine. È un tipo inglese che, tra l'altro, ad agosto fa gli anni, quindi devo mandargli gli auguri. Guardando gli appunti di cosa sta succedendo col Pippavirus, nel frattempo la gente mi manda strani messaggi. Ah, sono arrivate delle notizie dal Der Spiegel. Vediamo un po'. Per quanto riguarda i viaggi all'estero, che roba divertente. Traduco l'articolo di Der Spiegel. Praticamente, le vacanze, scusate se guardo qua, ma lì ho lo schermo più grande. Le vacanze d'estate, con l'aereo hanno dei nuovi numeri che stanno diventando sempre più cari. Perfetto, proprio in questo periodo mi serviva questa notizia. I viaggi verso la Spagna, Italia e Portogallo costano nel frattempo una buona metà in più rispetto all'inizio della pandemia. Perfetto, cioè, mi sembra chiaro che se c'è qualcuno con cui prendersela e bastonarla perché non ho ricevuto abbastanza bastonamenti, è la sottoscritta. Sono molto felice e fiera di me. E sto per tirare giù un tris di Madonna. Così poi dopo la gente arriva a segnalarmi perché bestemmiano. Però tecnicamente, se la Madonna non è Dio, è un insulto a una persona. Quindi al limite lei potrebbe segnalarmi. Arriva lì col velo, no, a segnalarmi. Si vede proprio che ho studiato il Politecnico, visto che faccio dei discorsi un pochino, come dire, anticlericali. Molti tedeschi, che nelle settimane a venire andranno in vacanza, pagheranno, visibilmente di più, che prima della Pippo pandemia. A questa conclusione arriva il Vergleichs Portal Check 24, che ha pubblicato appunto questi paragoni mercoledì. Benissimo. Diciamo che dicono che ci sia stato un aumento medio del 44%. E verso la Spagna l'aumento è stato del 65%. Però arrivo subito io con la mia sfiga, perché, cioè, cazzo, sono arrivata al secondo posto, porca vacca. L'Italia col 58%, il Portogallo con 52%. Yeah. Siamo sul podio, no? Medaglia d'argento. Aumentano anche, ma di meno, i viaggi verso gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che comunque aumentano dell'11 e del 9%. Mi sembra chiaro che bisogna bastonare le persone. Quindi c'è stato questo rincaro dovuto all'inflazione e all'aumento dei prezzi del carosene. E poi, cioè, dicono che hanno anche diminuito molto le offerte, tipo offerte lancio, offerte di viaggiare. Perfetto, no? Mi sembra chiaro. Cioè, pe penso che andrò in Italia in un periodo in cui nessuno va in vacanza, tipo fine ottobre, andiamo a festeggiare Halloween dalla nonna, no? Ah, che robe positive. Io spero soltanto che voi non vediate quello che vedo io.
vedo cose che altri non vedono. Comunque, io ho messo questo. Questo adorabile invito per chi volesse mandarmi una donazione, pagarmi un caffè. Però se non lo volete farlo, non fatelo, cioè non sentitevi in dovere in nessun modo. E soprattutto non, io detesto pietire, tipo, per favore, per favore. Avete una testa per pensare giustamente ai cavoli vuoi e siete stragiustamente liberi anche di non farlo. Non vorrei inoltre in futuro, ah, questa chiede la carità, bla 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 bla. A parte il fatto che, boh, piuttosto chiedo la carità che andare a rubare o prostituirmi, per come è fatto il mio carattere, ma anche chiedere la carità non è proprio bellissimo, quindi non siete obbligati in nessun modo. Se non volete farlo, non lo fate e siamo amicissimi come prima. Poi, tra l'altro, non ho neanche un Patreon, versereste sulla mia PayPal e via. Qua io ho scritto: se regalatemi un caffè, qua il caffè costa tipo 2 euro. Lo so che è il doppio che l'Italia, però se date 1 euro va benissimo lo stesso. Ho ricevuto soltanto una donazione finora di 5 euro per vedere se funzionava, se funzionasse il servizio. Bene, c'è soltanto un ascoltatore. Ieri, negli ultimi giorni, ho fatto 6 ascoltatori, 3 ascoltatori, oggi 0, domani non andrò in negativo direttamente. Quindi aumentano i prezzi, sono senza lavoro e però sono contenta perché almeno il tizio dell'agenzia del lavoro mi ha detto la verità, cioè speriamo che fra 2 o 3 mesi tu avrai trovato qualcosa, speriamo per Natale, addirittura. E poi al limite mi manderà dei corsi, che non faccio per mangiarmi i soldi dei contribuenti, ma faccio perché purtroppo il programma che ho imparato nella ditta è veramente poco usato in tutta la Germania. E avrei fatto molto volentieri a meno di essere in questa situazione, visto e considerato che l'esame, 3 esami scritti di tedesco, li ho dati in un giorno e li ho passati tutti e 3. E poi ho dato l'orale e l'ho passato pure quello. Ma non è per vantarmi, non me ne frega un cazzo di vantarmi. È soltanto per farvi capire che io non avevo assolutamente la volontà di finire in questa situazione del cazzo. Anche perché chi vuole finire in questa situazione? Se ho la voglia di fare, ce l'ho sempre, no? Nel rispetto della coerenza. Non che improvvisamente, cioè da un giorno all'altro, boh, sono diventata pigra, non c'ho più voglia di fare un cazzo. Auguri, arrivederci, buongiorno. No, beh, uno cerca sempre di togliersi da un certo materiale, come dire, vischioso e maleodorante, comunemente chiamato cacca. Non cioccolato. E comunque, anche quando devo simulare qualcosa, simulerei la cioccolata, come potete vedere qua sopra, no? Va bene. Sì, stavo guardando, per fortuna il corona ci sta lasciando. Bravo, corona, lasciaci. Anche se l'amico è quasi 1 milione di ammalati ieri. Boh. Anche in posti dove normalmente le cose erano tranquille. È anche vero che ieri, essendo martedì, magari sono arrivati anche i dati del fine settimana che vi aggiornano un pochino con calma su questo sito. Sì, ad ogni modo, ieri non sono riuscita a fare niente perché con la storia che
dovevo andare all'agenzia del lavoro, per il nervoso non ho dormito perché avevo paura di trovare un operatore carogna. Invece no, ho trovato un operatore che addirittura mi ha fatto i complimenti. Brava che hai passato l'esame subito. E beh, la Germania ha investito dei soldi per me, per farmi studiare, eccetera. Io ho cercato di ridare indietro la cosa, avendo almeno la decenza di passare l'esame subito. Vabbè, per passare quell'esame lì non ci, sicuramente uno non deve essere un genio, però invito chi mi critica tanto a fare lo stesso, semplicemente questo. Quindi ieri non ho letto praticamente niente, se non l'inizio di una nonna nuova, delle 21, siamo alla terza. Questa si chiama Isabella la Cattolica, era una regina spagnola, con qualche piccola intolleranza caratteriale. Era nata il 22 di aprile, strano, però a differenza mia era anche tipo, come dire, cioè diciamo che non tollerava nessuno che avesse una religione diversa dalla sua, invece me frega un cazzo. Però ho altre intolleranze molto molto nette. Praticamente gli ebrei no, i musulmani ancora peggio, ha cacciato tutti dalla Spagna, no? Tipo. Quindi è diventata un filino intollerante, però è entrata nella storia perché lei aveva deciso di cacciarli e li ha cacciati, cioè i mori fuori dalle balle e anche gli ebrei fuori dalle balle. Però sono solo all'inizio della sua storia. Chissà cosa imparerò da lei. Diciamo che era una discreta bigotta, però. Insomma, vediamo, magari si è ripresa nella vita, se ha fatto qualcosa di per diventare così famoso, vuol dire che qualche cosa di trasgressivo l'avrà pur fatto, spero. Perché comunque quell'autrice è una tipetta abbastanza caricata con il canne a mozze, no? Tipo a pallettoni, no? Caricata a pallettoni. Quindi secondo me qualcosa troveranno di divertente da narrare. Tra l'altro, c'è anche chi mi ha detto che ricordo un po' l'Oriana Fallaci dei poveri, molto dei poveri, perché se vedesse come scrivo, lei sì che avrebbe tutti i diritti di criticarmi, trattarmi male e umiliarmi online, ma almeno lei sapeva farlo. Però leggere i suoi libri, cioè, è coinvolgente, mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere, tipo, è stato divertentissimo quando ho letto che Oriana si era sposata, pur di levarsi da una situazione e di sopravvivere, si era dovuta sposare. C'era da morire dal ridere, no? E poi anche come affrontava la cosa lei, cioè, non è che si preoccupasse più di tanto, a me sarebbe venuto un colpo. Ho detto, ma sì, telefonerò poi in ambasciata. D'altra parte, quando vedi la guerra, vedi sbudellare i bambini davanti a te, un matrimonio, anche se lo odiano, diventa una stronzata. Quindi anche quello aveva fatto. E poi ne ha raccontate diverse in giro. Ma lei diceva che qualunque cosa è meglio di non esistere. Era una che annoiarsi. Era una cosa che era più forte di lei, non ci riusciva, detestava da annoiarsi. Diceva piuttosto la lotta, piuttosto perdere, ma annoiarsi, assolutamente no. Sì, annoiarsi è una gran brutta cosa, spero di non farla neanche da vecchia. Secondo me da vecchia, pur di non annoiarmi e rendermi la vita un po' divertente, diventerò addirittura dispettosa, cosa che non sono mai stata. Andare a suonare i campanelli. Quindi niente, andrò a suonare i campanelli e poi scapperò. D'altra parte non riuscirò più a scappare perché sarò un po', come dire, un po' zoppa, per cui non mi prenderanno per quella che ha suonato. Io non ho fatto niente, non vede che zoppico. Oppure, oh scusa, ho sbagliato campanello, mi perdoni, alle 4 del mattino non dormivo, Sa com'è, sono una vecchia rincoglionita. Poi in realtà l'ho fatto apposta e sto benissimo con la testa meglio di te, però. È stato divertente farti rotolare giù dal letto così per egoismo, per vedere chi ce l'ha più. Per far vedere chi comanda, no?
Nel frattempo c'è stato, come ho detto forse già ieri, un video di lezioni private, attenzione che... Trova l'insegnante ideale, attenzione che ci potrei essere io. Sono già 19 milioni di persone, non riuscirò mai a trovare un posto. Ah, mi hanno sbattuto fuori e non riesco più a entrare. Interessante sta cosa, ma non esiste un login. Un istante. Ah, ok, mi sono loggato. Pannello di controllo. Si chiama così, io ho sempre sentito chiamare dashboard o bacheca. Sì, d'altra parte il mercoledì mattina che vuoi che ci sia che mi ascolti? Dovrei farlo di sera, ma non ho mai testa perché di sera o scrivo o faccio altro. E ho cambiato completamente gli orari e infatti penso di aver fatto una cazzata. Mi chiedevo una cosa, no? Come mai questa situazione del Pippa che adesso sta scomparendo, ci riprenderemo mai noi come Europa? Nel frattempo, per quanto riguarda la mia ripresa invece, il tizio mi ha detto che mi posso candidare anche per dei lavori con LinkedIn e vale lo stesso come candidatura, perché devo farne 2 a settimana. Sì, nel frattempo sono già andata in una job mess dopo ne ho fatte 6 in un giorno, quindi o 5 così, quindi siamo già abbastanza bomba. Dopo la rischiata depressione che è stato boh, la fine dell'Ausbildung non poteva finire peggio. Tra l'altro non mi ricordo neanche di aver festeggiato niente, boh. Sì. Che roba brutta, mamma mia, roba brutta. Qualcuno, no, qua. Potesse dirmi, no? Io lo scrivo sulla piattaforma Viola, non so se verrà fuori su YouTube. Se questa piattaforma qua funziona, se qualcuno ne ha sentito parlare, si chiama testmaster.com per le traduzioni. Perché vorrei sapere, perché io mi iscrivo anche, però poi dopo. Mamma mia, anche fare il login normale. Che sto guardando un po' tipo tutti questi siti guadagno online, prenditi dei soldi online. Tra poco farò tra l'altro se va bene il corso della diva del tubo per disperazione per capire come diavolo fare soldi perché probabilmente sono in grado di imparare le lingue straniere, sono in grado di usare un po' di programmi anche se qualcuno dice il contrario. Ma di fare soldi sono completamente incapace. Cioè, boh, avrei voluto che me lo insegnassero. Evidentemente sono gnocca. Non capisco. Però è meglio non fare queste autoaffermazioni. Per ora non so come si faccia. Però in futuro magari sì, imparerò. Che chi lo sa. Nel frattempo 24 minuti, bene bene, siamo quasi arrivati alla mezz'ora che mi prefiggo di fare al giorno, in modo tale da arrivare in tempo ragionevole verso la fine di
di uno dei requisiti che ha la piattaforma Viola. Su, ve li vado a dire. Dunque. Non li trovo, aspettate un attimo. Informazioni dettagliate. Ah, obiettivi, eccoli qui. Dunque, per la chiacchierata siamo fermi a 9 su 10 da qualche mese. Creare un impero, devo farne almeno 250 ore, sono 210, ma sì, ma è possibile con mezz'ora al giorno. Tempo qualche mese lo si fa. Insomma, sono quasi alla metà, diciamo. Poi, vabbè, avevo intenzione di farlo più a lungo, però prima devo finire questo amatissimo libro di Python. Sono tipo la metà. Sono arrivato alla metà più o meno oggi, però devo ancora. Alcuni programmi, finito il libro, li rifarò. Infatti, ci sono tutte queste cose qui, dove mi sono insegnata le cose importanti da rifare, da ripensare. Perché, cioè, comunque l'informatica non è che si fa una cosa la impari, almeno così non funziona con me e anche con molti se non sei un Elon Musk che tipo all'età di 3 anni ha iniziato a programmare, penso. E infatti lui è diventato un miliardario, invece sono, cioè, sono qui poveri in canna. Nel frattempo la gente sta facendo carriera. Oh, e c'è stata una bellissima moto distrutta. Aia. Sto guardando LinkedIn e sto capendo poco, tra l'altro. Wow, c'è anche chi si mette a rimettere a posto vecchi ferri da stiere, ma proprio della bisnonna, non dalla nonna. Però, attenzione, gli stanno togliendo tutta la ruggine. Che figo che era ai tempi. Guarda che era proprio una figata. Anche la lima, che figata. Che bel lavoro. Ok. 8.000 operazioni. E adesso? Vabbè, se tu prendi un ferro della nonna, stavo pensando, lo apri. Cioè, dentro lo puoi riutilizzare come cassetta delle lettere, volendo. Cioè, lo appendi aperto così la parte centrale. E dovresti un po' allargarlo, forse. Magari è un po' troppo piccolo. Però per le lettere più piccole, secondo me ci sta. Giusto per non buttare la roba, perché, dai, è una tristezza. Adesso lo sta rimuovendo tutto. Secondo me riesce a rimetterlo in funzione. Tanto era una cosa che semplicemente mettevi sul termo. Oppure lo riempivi di carbone dentro e poi passavi così. Che figo. Cioè, adesso vado a fare un altro house building di questo tipo, così poi la gente impazzisce. Però è troppo fico. No, ma lo tengo come, me lo terrei come hobby di fare queste cose. Però, cioè, bisogna avere anche una manualità di cui io assolutamente non sono in grado. Perché non penso di saper fare tutto, che se ne dica. Che figo. Ma è stupendo. Meraviglioso. Tutte queste belle filettature. Ah, si fanno anche i bulloni da solo. Ma sei un, cioè, un ingegno. Mi inchino alla tua capacità, cazzo. Mi tiro su anche il cappello. Che bravo. Ancora 50 secondi, ma questo, poi tra l'altro, sono immagini tutte velocizzate. Figata. Sei veramente un genio. Wow. Grazie.
Sì, anche prodotto e tutti gli attrezzi con cui lavorare bene sul ferro, ferro da stiro vecchio della Mondo, che era una figata, cioè. Adesso sembra nuovo praticamente. Funziona, che ma sei un genio, cioè metto anche la cosa dei cuoricini, aspetta, ti metto tipo ha ricevuto 60 milioni di like, cuore, ho messo il cuoricino, il like, l'applauso, poi il cuoricino donato. Un genio questo. Tra l'altro qua sono. Mi ha cacciato dalla chat room, quindi se nel frattempo qualcuno avesse scritto qualcosa, non si vede assolutamente nulla. Perfetto. Ok, ragazzi, io ho fatto la mia mezz'ora. Vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!